Parte con una vittoria il girone di ritorno dei giallo-celesti, 2-1 risultato finale, FC Arzignano-Valchiampo-Ambrosiana. In gol, Yves Gnago e Valeriano Nciama. Yves, partiamo dalla partita. In generale ripercorriamo il 2-1, primo tempo, secondo tempo. Beh, partita difficile. Sappiamo che l'Ambrosiana è una squadra che il girone di ritorno lo fa molto bene. Noi ci siamo preparati a fare una partita come l'abbiamo fatto e siamo molto contenti. Andiamo al tuo gol e assist oggi per te, Yves. Il primo gol al 12° del primo tempo e poi l'assist per Valeriano al 33°. Beh, ci sono anche delle partite così, no? Dove lavori dal 27 di dicembre, quindi ovviamente un minimo di preparazione hai fatto, quindi ci giochi su questo e cerchi di fare la partita fatta bene, cerchi di sforzare in più a fare qualcosa di più, no? Perché ci sono giocatori che riescono a fare delle partite come abbiamo fatto e sono molto contento di questo risultato. Ovviamente ci sono delle punte che riescono a fare gol e assist, io faccio parte di questi numeri e sono molto contento anche per Valeriano, ma soprattutto per tutta la squadra. Bisogna fare complimenti perché è vero che Gnago fa gol, però la palla non arriva direttamente dal portiere, quindi passa dai difensori, da centrocampisti e arriva a Gnago, quindi è un bel applauso da fare a tutti e non era facile partire così, soprattutto che da un mese che siamo fermi e quindi è veramente da fare i complimenti a tutti, ecco. Mi collego all'ultimo argomento, appunto dalla trasferta di Campodarsico, l'ultima partita del girone d'andata, ne è passato di tempo. L'ultima del girone d'andata doveva essere quella con la Clodiense, rinviata per l'emergenza sanitaria, è passato il mese di gennaio e ci ritroviamo oggi con il primo match dopo appunto questo periodo. Com'è andata Yves e com'è il ritorno in campo dopo tanto stop? Difficile soprattutto quando riprendi dopo un bel po' di tempo. È difficile perché tu fai un mese dove stacchi molto. È difficile perché riprendere subito così alla grande non è facile e non è neanche da tutti, perché perdi un po' le distanze. E se non riesci a attaccare subito, magari con la mentalità, anche il fisico, fai fatica. Noi siamo stati bravi oggi a fare gol subito, però se non fai gol, che il tempo passa, inizi il secondo tempo, non sai che succede. Hanno anche avuto un bel po' di occasioni, bisogna anche dirlo, e quindi ti dico, bisogna essere subito contento perché abbiamo fatto una bella partita, abbiamo vinto ed è questo che importa. Non importa chi ha fatto il gol, non importa chi ha fatto l'assist e altro, importava oggi partire subito con il piede giusto, perché non è che dopo hai una partita mercoledì contro l'ultima, hai una partita contro i secondi che hanno anche vinto oggi, quindi si presenteranno qua con il piede giusto anche, quindi bisogna dimenticare anche questa partita, è finita chiara. Partiamo dal lunedì con il piede giusto, con la testa subito e la mentalità giusta, perché 4 punti sono anche pochi, però sono anche tanti. Arzignano Valchiampo Ambrosiana quindi 2-1, finisce qui il primo turno del girone di ritorno. Ora guardiamo al domani, cioè a mercoledì, per l'ultima partita del girone d'andata, quella con l'Union Clodiense. Yves, complimenti a te e tutta la squadra e grazie mille. Grazie mille, grazie a voi.